È il patetico addio al caffè Champagne. E l'eco dell'ultimo cancan non è ancora spenta che già si accendono in sala le mille splendide luci di un nuovo spettacolo. La rivista. La rivista italiana nacque a Torino con Rita Bellamy al Teatro Odeon. C'era Eugenio Testa con Emma Sanfiorenzo, che poi cedette lo scettro a Isa Bluet. Contrariamente però a quanto ha affermato la mia illustre compagna, malgrado io sia torinese di Torino, debbo onestamente dire che la rivista, così come noi la intendiamo oggi, ebbe i suoi natali a Milano. E ce ne volle prima che questo nuovo genere di spettacolo potesse imporsi nelle alte sfere. Esso aveva un nemico implacabile, la Scala. La Scala? La Scala. La Bellincioni stagno in un vecchio palco della Scala. Che splendida stagion, che ricco cartellon, che elenco di tenori e di soprani. Ma non di Massonet, la Carmen di Bizet, fra diavolo l'Ernani, puritani, vestri siciliani. Poi dal vecchio palco della Scala c'è l'appuntamento nel buffet. Un sorso di Marsala, due tre marron glacé. E all'uscita la fioraia della Scala offre un mazzolino di pancè. Quale avvenimento decisivo per il teatro di rivista italiano si verificò il 21 aprile 1908? Scusi, mi vuol ripetere la domanda? Quale avvenimento decisivo per il teatro di rivista italiano si verificò il 21 aprile 1908? Via. Ah, lo so. Ma aspetta, perché mi hanno detto di pensarci bene. Vabbè, ma non ci pensi troppo perché l'orologio qui va avanti, eh. Dunque? Dunque? Andò in scena uno spettacolo di Renato Simoni. Brava, signora Isa, brava. No, momento, eh. Ora aspettiamo il titolo, eh. Ci pensi bene? Sì. Lei è in gara per 1.280.000 lire. Il allora, titolo. Il titolo. Il titolo. Il titolo. Tu? Tu, molto bene, siamo sulla buona strada, signora. Tur? Tur? Turlupineide. Ebbe tale successo che fu ripresa poco dopo nei maggiori teatri di Milano in edizione di lusso. Quindi partì per una trionfale tournée attraverso le maggiori città d'Italia. Renato Simoni, l'autore della Vedova e altre commedie di successo, l'acuto critico teatrale, il maestro delle giovani leve di scrittori e attori, si rivelò autore di rivista brillante, spiritoso e già dotato in questo genere così nuovo per lui di molta esperienza scenica e satirica. Il presentatore dello spettacolo era niente di meno che Te Coppa, personaggio famosissimo nella Milano di allora, creato dall'ancora più famoso Edoardo Ferravilla, il grandissimo attore che fu maestro di Dina Galli e che già da moltissimi anni riscuoteva diluvi di applausi con le sue indimenticabili creazioni. Molti attori a poco abbandonavano l'operetta, un genere che cominciava ad appassire, e vestivano i panni più moderni della rivista. Ecco in passerella anche Ines Lidelba, la divissima della super operetta, la regina delle vedove allegre.
Ecco Nella Regini, in una nuova rivista di Simoni scritta in collaborazione con Fraccaroli, Stracinaria. Ecco la coppia Nanda Primavera, Guido Riccioli, che rinnovano in rivista il successo già ottenuto in Rompicollo e nei Monelli Fiorentini. Maria Donati accetta anche lei di buon grado il dolce peso della piumata rivista. Ed infine ecco l'acclamatissima Isa Bluet, che fa il suo radioso ingresso nella rivista da gran soubrette, al braccio di Nuto Navarrini, con il quale aveva trionfato nell'operetta Isola Verde. Il mondo cambia e il segno più immediato di un'epoca nuova si trova sempre nella moda femminile. Ecco, i capelli si accorciano, i cappelli calano sugli occhi, le gonne si ritirano fino al ginocchio. È il mondo che cambia, è il Charleston che impazza dovunque. Charleston, oh che mania, Charleston, oh che follia, questa novità premere ci fa, è proprio un'ossessione, nei trans i fratellini, nei bar sui tavolini, tutti va a danzare, tutti va a cantare, mi va in folle Charleston. E la celebre Charleston Mania diventa quel motivetto che mi piace tanto. Canto quel motivetto che mi piace tanto. E che fa dudu, 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 dudu. Come si chiami nonno, so neppure il nome. So che fa dudu, 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 dudu. Il certo è che ti fa scordare di tutti i guai. Tu pure se ti vuoi distrarre afflitto stai. Quel motivetto che seduce e incanta e che fa dudu 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 dudu. Dopo le orde del Barbarossa e dei soldati di Radeschi, Milano non aveva sofferto più alcuna invasione da parte dei tedeschi. Ma sempre nel 1930 la primavera in fior mena tedeschi, pur come d'uso. Fanno Pasqua i lurchi nelle lor tane e poi salano a valle. L'Engadina, l'esercito delle più belle donne d'Europa al comando dei fratelli Schwarz, assalta e sopraffà Milano, poi punta su Roma. Se ne impadronisce e ripiega su Torino. Mai si era visto negli annali della storia un popolo che implorasse gli invasori di non far ritorno alle loro tane. I milanesi chiamavano Spinassini. Fu la prima interprete del Cavallino Bianco. Stata io la prima interprete di Cavallino Bianco. Mi vuole togliere una curiosità? È vero che i milanesi la chiamavano Spinassin? Non è esatto. Spinassin sono le ballerine della Scala. Mi chiamavano Gasusin. Ci vuole dire qualche cosa della sua carriera? Erano tempi difficili per la carriera di un'attrice. Il talento aveva un solo giudice, il pubblico. E il suo verdetto non era certamente influenzato da tutte quelle forme di propaganda che favoriscono il successo oggi. E quali sono state le tappe della sua carriera prima del Cavallino Bianco? Il varietà, la rivista, i grandi spettacoli Zabum, tra i quali Broadway e Wunderbar. Alla risetta va, alla moda in verità, ma non mostra in me che la punta del suo piede.
Marini vuol così, questo è il taglio dernier gris, ma nasconde ciò che il buon Dio le regalò. Le gonne sono in pacci, pei tondi polpacci, per via dei lunghi stracci, nessuno può ammirar. Alla Lisetta va, molto chic in società, ma non fa tirar più sospiri nel guardar. La Lisetta va alla moda, l'esoletta ha fatto già, ma le gonne con la coda, che gran calamità. Una gamba che è perfetta, ora nulla giova più, e la povera Lisetta si è data la virtù. Alla Lisetta va, la moda in verità, ma non mostra in me che la punta del suo piede. Marini vuol così, questo è il taglio dernier gris, ma nasconde ciò che il buon Dio le regalò. La primavera del 1930 diede il suo primo frutto. Zabum! Zabum è la sigla magica che dette nuova vita agli spettacoli teatrali italiani. Il vecchio varietà, il glorioso caffè concerto, sembrava aver esaurito la sua formula, era decaduto nei gusti del pubblico. E Zabum fece venire in Italia i numeri più celebri, i nomi di maggiore risonanza internazionale. Un'altra importante iniziativa dell'impresa Zabum fu quella di portare sulle scene italiane la prima vera commedia musicale in cui canto, prosa e danza si fondevano in un unico intreccio. Chi diede vita all'impresa Zabum, insieme a Luciano Ramo, fu il regista Mario Mattoli. Zabum è nato per caso, come tutte le cose del resto che riescono nella vita. Io ero avvocato dopo l'altra guerra, ero a Milano nello studio Riboldi e Leffi. Questo studio rappresentava la Suini Zerboni, la società che aveva tutti i teatri di Milano. Da Riboldi e Leffi passai alla Suini Zerboni e dalla Suini Zerboni passai all'Eden, un nuovo teatro piccolo, tutto rifatto, moderno, mi ricordo con un magnifico tappeto rosso. Era tanto bello che richiedeva uno spettacolo eccezionale e si creò così uno spettacolo di varietà che aveva bisogno di una sigla. E la sigla fu Zabum. Zabum significa il suono della cassa e dei piatti. Zabum. E ebbe successo, tanto che se ne fecero ancora di spettacoli di varietà. Se ne fecero all'Eccelsior, al Dal Verme, poi mettemmo in scena degli spettacoli di prosa, delle commedie di successo, Broadway, Mary Dugan, insomma delle cose che si ricordano. Ma forse la cosa che si ricorda di più di Zabum è lo spettacolo di rivista. La compagnia Zabum numero 8 aveva una serie di grandi attori. Allora erano giovani alle prime armi, ma poi si affermarono. De Sica, Mennati, Coop, Roveri, una quantità, la Chellini, la Rissone. E di questo spettacolo si ricorda soprattutto lo sketch dei soldati, i soldati di Zabum. La rivista si intitolava Le lucciole della città, di Falconi e Biancoli. E ora la parola a Oreste Biancoli. Sì, lo sketch dei soldati fu certamente uno di quelli che ebbe più successo nelle lucciole della città. Registrò il maggior numero di risate e il soldato Locascio, per esempio, diventò famoso allora in tutta Italia. Però non era nelle luci della città lo sketch, diremo, memorabile di Falconi e mio, si sia perdonato l'aggettivo, che è il Duraminga, interpretato da Vittorio De Sica, che faceva il tenente dei lancieri, e Umberto Mennati, che faceva il cavaliere milanese. Quell'altra invenzione è quella di quello scienziato francese, una specie di lanterna magica, ma con le immagini in movimento. Com'è che la chiamano? Aspettilo, qui sulla punta della lingua, sì, l'ho detto l'altro giorno. Dica di te. Il cinematografo. Ah, sì, ci. Quello lì. Insomma, magari non potevano trovare una parola più facile. Cinematografo è una parola ostrogota. Osteria? Vero? Non dura. Non dura. Non può durare. Non può durare. Duraminga! Non può durare. Il fatto è che il mondo sembra impazzito, ma ha visto i prezzi della vita d'oggigiorno. Non me ne parli, guardi. Proprio l'altro giorno ho commesso l'imprudenza di andare a cenare al Cova con una giovane canzonettista. Ah sì, bravo. Una giovane debuttante. Ah, dica. Lei forse l'avrà vista, sì, al Fossati. No, dica. Maria Campi. Ah, Mariuccia, guardi, simpaticona. Sì. Abbiamo consumato una cenetta modesta. Ah sì?
caviale, aragoste, un'insalatina di tartufi, una bottiglia di champagne, badi, una sola bottiglia di champagne. E per quanto? Dica cosa hanno avuto il coraggio di farmi pagare. Quanto? Spari forte. Quanto? 7,50. Osteria? La crisi. Sì, ma non dura. Non dura. Dura minga. Non dura. Non può durare. Non può durare. Oh. Questo sketch del Duraminga mi servì come spunto per un film che feci 5 anni dopo, La Mazzurca di papà, interpretato sempre da Vittorio De Sica e Umberto Mennati. Che tempi? Sì, ma non dura. Non dura. Duraminga. Non dura. Ballare con lei, cosa farei? Dir non saprei. Non dica nulla, la prego, tenete. Se fui imprudente, voglio dir da me pardon. È una bimba ancora la Lucia, lui è ricco, non saprei. Ha un tenente di cavalleria, io mia figlia mai darei. 4 figlie tutte da marito, son pensieri, creda a me. Per la mia vorrei un buon partito, e qualcuno ancor ce n'è. Queste sue spalle rotonde, rotaci, la calamita, sono dei baci. Ma cavaliere, un po' più di rispetto. Taccio, m'aspetto di poterglielo provare. È andato a vedere quel giovane comico, Macari? Non ancora. Ah, senta, commendatore, ci vada. Ha certe donnine le dico. Già, pare che le donnine siano la specialità di Macario. Del resto basta vedere i titoli delle riviste di Macario. Carosello di donne, 30 donne e un cameriere, tutte donne. Chi dice che a Parigi già da un po' è scomparso Gigolò, vi racconta una bugia. Bugia senza pudor, parola mia d'onor, parola mia d'onor, come sopra. Nella notte di tempesta a Parigi ancora esiste Gigolò bello e robusto. Che l'amor di Gigolè, Gigolò bello e robusto, che l'amor di Gigolè, se c'è ancora chi non lo sa. Gigolò bello robusto, sono muore, è piccola gigoletta, legata forte a te, stanotte la vita è più bella con te. Cosa importa se il mondo è quadrato, il tabacco ho comprato e la pipa ho sturata? Che dite, ce la facciamo una fumata? No! Cattivati. Io non fumo, io non dormo, io non mangio lumache, io non sono il mugico, sono il povero apache. Che, bocche. Io sono l'apache, con lei danzerò, ci volè, danzerò. Se non sbaglio, qualcuno è fischiato, il mio treno è arrivato e la Loren se n'è andata. È la ronda, siamo fritti, me ne vado, vi saluto, buonanotte nella triste casetta. Strascio dell'anima, c'è la mamma che aspetta. C'è mamma che aspetta, che dice così. Volete vedere il vero volto della rivista? Guardatelo qua. Questa è una maschera greca rinvenuta negli scavi. Ed è una maschera da commedia, ma osservatela bene. I suoi lineamenti non fanno pensare a Petrolini o a Totò. Con quei sopracciglioni potrebbe essere benissimo Armando Falcone. Già c'erano le plus belles, tutte bellezze eccezionali, tutte uguali.
Gli ammirator allor facevan ressa, le aspettavan tutte all'ingresso, perdevano la testa, come adesso. Consegnavi il biglietto alla maschera ed entravi. Ma entrava senza spese di soppiatto il portoghese. Son fatti antichi e veri, non son folle. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Fra i ruderi scavati al Partenone già trovi un impresario che è Paone. Billy e Riva, dopo 3.000 anni ecco la coppia rediviva. Il buttafuori quindi manda avanti gli Step Brothers, che sono corribanti, e poi le Girls dai gesti provocanti. La Demola, fa gli acuti a piena gola. E questa che tu ammiri è la nonna di Wanda Ogiri. Ti parlerò da no, con voce sospirosa, non c'è più dolce cosa per far felice i cuori. Dammi i tuoi folli baci, ricciti forti a me, milioni dai pensi a chi amore faci, voglio sognare con te. Ti parlerò da no,